Ben ritrovati con la nostra informazione, la cronaca in apertura di telegiornale. Quest'oggi non sono state trovate tracce di violenza sul corpo di Federico Strano, lo studente 21enne di Pozzolo Formigaro, ritrovato morto in un campo nei pressi di una discoteca alessandrina. Del giovane si erano perse le tracce nella notte tra sabato e domenica. In particolare, da che tipo procedo? Era un ragazzo come tanti, tifoso del Milan e amante della musica rap, Federico Strano, il ragazzo di appena 21 anni, è ritrovato morto ieri pomeriggio in un campo a ridosso di una delle discoteche più frequentate dell'Alessandrino, il Luna Rossa. Cosa sia veramente accaduto lo stabilirà l'autopsia ordinata dalla procura che ha aperto un'inchiesta. Di certo si sa che lo studente che ad Alessandria frequentava l'istituto per geometri Pierluigi Nervi e che abitava con i genitori a Pozzolo Formigaro, nella notte tra sabato e domenica era in discoteca in compagnia dei soliti amici. A un certo punto è uscito da solo dal locale e da lì le sue tracce si erano perse. La sua compagnia, una volta fuori dal Luna Rossa, aveva iniziato a cercarlo, dapprima chiamandolo a gran voce e poi facendogli suonare il cellulare. Ma niente, Federico non aveva risposto, né i ragazzi avevano sentito gli squilli a vuoto del telefonino. Faceva un gran freddo e i campi adiacenti alla discoteca, ubicata in mezzo alla campagna alessandrina, a ridosso dell'ex strada provinciale che da Spinetta Marengo porta ad Alessandria, erano ancora pieni di neve. Ieri mattina i genitori si erano recati alla caserma dei carabinieri per denunciarne la scomparsa. Intanto su Facebook un amico aveva postato questo appello nella disperata ricerca che qualcuno potesse fornire informazioni utili al ritrovamento. Ieri, nel tardo pomeriggio, l'epilogo drammatico. Il corpo di Federico Strano è stato ritrovato esamine in un campo. Tra le cause che si ipotizzano riguardo al suo decesso, un malore o la morte dovuta a ipotermia. Lo studente infatti indossava un paio di jeans e una maglietta, indumenti troppo leggeri per sopportare il gran freddo della notte. Forse si è perso, forse è caduto perdendo i sensi. Fatto sta che nessuno ha potuto aiutarlo e strapparlo alla morte. I carabinieri stanno sentendo la testimonianza di alcuni amici per ricostruire gli ultimi momenti di vita del ragazzo, anche se sarà l'esame autoptico a stabilirne la causa esatta del decesso. Sarebbero invece cinque gli indagati nel caso della donna morta la scorsa settimana all'ospedale di Casale Monferrato dopo aver dato alla luce una bambina. La giovane mamma era arrivata al pronto soccorso in condizioni già molto gravi e soltanto grazie ad un intervento chirurgico era stato possibile salvare almeno la piccola. Alla donna, una 36enne di origine marocchina, la sua quinta gravidanza, tre delle quali avvenute con parto cesareo, era stata fatale, un'emorragia che i medici avevano subito definito irrefrenabile. La Procura della Repubblica ha disposto che sul corpo della donna venga effettuata l'autopsia, per questo sono stati notificati gli avvisi di garanzia a cinque medici, una sorta di atto dovuto più che altro, anche perché da più parti sono stati sottolineati la professionalità e la tempestività profuse durante l'intervento. E prosegue invece l'attività della Guardia di Finanza del gruppo di Tortone della Compagnia di Alessandria nella lotta allo spaccio di droga. Le Fiamme Gialle hanno arrestato un quarantenne di nazionalità marocchina già pizzicato alla fine del mese di ottobre scorso. L'uomo è stato sorpreso questa volta a Ponte Curone, nel Tortonese, mentre cedeva a due persone una bustina di droga in cambio di denaro. L'uomo è stato bloccato, condotto in caserma e successivamente nel carcere di Piazza Don Soria ad Alessandria. I due giovani, un marocchino ed un alessandrino, sono invece stati segnalati alla prefettura come abituali consumatori. Gli agenti della finanza, inoltre, hanno sequestrato altri piccoli quantitativi di droga nei pressi del liceo Galilei ad Alessandria, nell'abitazione di una 39enne residente nel capoluogo. Patteggia un anno e mezzo per aver rubato un panino. È accaduto ad un romeno di 29 anni che ha aggredito un connazionale perché aveva fame. Ci racconta questa storia Emma Camagna. Un anno e mezzo patteggiati per un panino mangiato a metà e un pugno tanto violento da spaccare il naso all'aggredito. E li ha inflitti al romeno 29enne Stefano Kindris Corsoacqui il tribunale che lo ha processato col rito della direttissima per rapine e lesioni. L'imputato, che è restato di arresto, ha ottenuto la libertà essendo incensurato. Alle 6 di domenica in stazione ha chiesto 1 euro. Ho fame, gli ha detto, a un connazionale in attesa del treno per tornare in patria, il quale ha rifiutato la moneta e si è allontanato. Cindris, ubriaco, l'ho seguito, i due hanno discusso e il 29enne l'ho colpito in pieno volto con un pugno. L'extracomunitario è scappato abbandonando il bagaglio e ha denunciato alla Polfer di essere stato derubato.
tensione e paura l'hanno reso insensibile al dolore, tanto da non rendersi conto di avere il naso rotto. Una pattuglia l'ha accompagnato in un giro di perlustrazione e poco dopo Hindrich è stato notato mentre mangiava un panino prelevato dallo zaino del connazionale, al quale però non aveva sottratto nient'altro. Gli agenti, accortisi che il viaggiatore romeno perdeva sangue, lo hanno trasportato in ospedale, dove è stato giudicato guaribile in 30 giorni, mentre il connazionale è finito in carcere. Si sta normalizzando la situazione della torrente Scrivia all'altezza di Cassano Spinola nel Novese. Nelle sue acque, a causa di problemi di natura gestionale, come confermato da una nota di Gestioni Acqua S.p.A., si sono riversati scarichi di natura organica. La situazione è sotto controllo e dopo le analisi effettuate in località Scoglio, a valle del depuratore di Cassano, oggi l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente analizzerà altri campioni commissionati dall'ASL all'altezza della cosiddetta galleria filtrante di Tortona. Con l'aumento della portata dell'acqua in Scrivia, la situazione, come detto, dovrebbe presto tornare nella norma. E torniamo noi adesso ad Alessandria per parlare del primo consiglio comunale che si è svolto ieri sera, il primo consiglio comunale dopo la pronuncia da parte della Corte dei Conti, in particolare nel servizio di De Vinci. Protagonista nel dibattito politico e nella vita cittadina è la pronuncia della Corte dei Conti, che ha bocciato ancora una volta le correzioni agli ultimi tre bilanci apportati ultimamente dagli organi competenti del Comune di Alessandria. Ieri sera si è tenuto il primo consiglio comunale dopo il ricevimento del verbale della Corte dei Conti, che è avvenuto venerdì scorso, il 17 febbraio. Il sindaco Piercarlo Fabio però non si è presentato, causa un impegno con il PDL nazionale, che si è riunito nello stesso momento in una villa di Berlusconi. Così l'argomento bilanci e le relative procedure per capire se e chi dovrà dichiarare il dissesto economico della città si è svolto tra i consiglieri. C'è chi l'ha definito un consiglio comunale surreale, in cui tutti discutono del più grosso problema della città mentre il primo cittadino è assente. In un'ora di caldo dibattito, da sottolineare comunque l'intervento del capogruppo di maggioranza del PDL, Fabrizio Priano, che ha invitato tutti a non fare previsioni a caso, ma a rifarsi alla legge che indica i 10 parametri di riferimento per poter dichiarare il fallimento di un comune. Il decreto ministeriale è stato emesso nel 2009 e senza questo riferimento non può esserci attendibilità in quello che si dice. Sulle richieste di intervento del prefetto, arrivate dalla minoranza ma soprattutto pubblicate da alcuni organi di stampa, è lo stesso prefetto di Alessandria, Francesco Paolo Castaldo, a far sapere il suo parere attraverso un intervento in un'emittente radiofonica locale. Invita chiunque voglia prendere parola sulla questione fallimento del comune, deve quantomeno prima andarsi a documentare, prima di lanciare giudizi del tipo il prefetto deve fare, il sindaco non ha fatto, il procuratore ha facoltà. Giudizi che definisce del tutto privi di riscontro formale. Ognuno di noi, dice il prefetto, ha propri compiti e siccome noi siamo deputati a fare in modo che venga tutelata la legalità, lo dobbiamo fare con i documenti che il legislatore ci mette a disposizione. Il prefetto non può svegliarsi la mattina e commissariare un comune. Torna l'appuntamento con la trasmissione filo diretto con il sindaco di Alessandria, Piercarlo Fabio. La puntata andrà in onda domani sera a partire dalle 19.30 su Telecity 7 Gol d'Alessandria, poco dopo il nostro telegiornale. Il primo cittadino affronterà in studio con Chetti Porceddu diversi argomenti. Si parlerà di bilancio e di Corte dei Conti, del neocardinale Giuseppe Versaldi, dell'inaugurazione delle rinnovate aree allo stadio Moccagatta e della neve che ci siamo lasciati alle spalle dei lavori pubblici per la città di Alessandria. Oltre a telefonare, chi volesse porre domande al sindaco anche via email può farlo, lo vedete in sovraimpressione, scrivendo all'indirizzo filodiretto@telecity.it. Da Alessandria a Novi Ligure, rigore ed equilibrio per il bilancio di previsione 2012. A Novi ce ne parla Enrico Maria.
A Novi Ligure si lavora per le linee di indirizzo rispetto al bilancio di previsione 2012. La città, è stato affermato nel seminario della maggioranza di centrosinistra, può contare su un bilancio riportato in equilibrio grazie alle scelte fatte. Il mantenimento del rigore che ha consentito di ottenere questo risultato resterà il faro. Sul lavoro di preparazione del bilancio 2012, per la maggioranza di centrosinistra pesa una situazione di incertezza riguardo all'effettivo ammontare del taglio che subiranno i trasferimenti statali a favore del comune. In base alle diverse interpretazioni, questo taglio, è stato dichiarato, potrebbe attestarsi tra un minimo di 450.000 euro e un massimo di 1,6 milioni di euro. Questo per la maggioranza deve indurre ad un atteggiamento di prudenza e soprattutto ad inquadrare nel modo corretto le importanti novità legislative che riguardano le entrate. È infatti necessario considerare come almeno per quest'anno le leve finanziarie formalmente restituite ai comuni non possano essere mosse in misura sostanziale se non nella direzione di un incremento della pressione fiscale complessiva. Il gettito della tassa rifiuti, ha proseguito la maggioranza, è ormai prossimo alla copertura del 100% dei costi del servizio. L'obiettivo minimo per il 2012 è il mantenimento di una spesa invariata rispetto al 2011. La possibilità di introdurre sgravi per alcune specifiche categorie di contribuenti resta, si è informato, legata al raggiungimento di ulteriori economie di spesa. La partita dell'IMU è quella che presenta le maggiori incertezze normative. Tuttavia si va delineando un quadro abbastanza chiaro delle ricadute economiche sui comuni. Gli spazi di manovra sul lato delle entrate sono dunque per la maggioranza, a dispetto delle apparenze, piuttosto limitati. Infine, resta possibile ed ampiamente auspicabile, è stato affermato, un ulteriore significativo sforzo di razionalizzazione delle spese correnti nel solco delle iniziative già intraprese negli scorsi anni. È stato particolarmente animato l'incontro convocato dall'amministrazione provinciale di Alessandria per fare il punto, per parlare della situazione di crisi delle residenze per anziani e disabili del territorio. Sentiamo Alessandra Della Ca. Non sembrano corrispondere i dati messi sul tavolo da Mauro Tinella, delegato dal commissario dell'ASL L, Mario Pasino, all'incontro organizzato ad Alessandria dall'assessore provinciale alle politiche sanitarie e sociali, Maria Grazia Morando. La patata bollente è ancora una volta relativa allo stato di crisi delle residenze per anziani e disabili dell'Alessandrino. Nella riunione di aggiornamento, convocata a Palazzo Ghilini, sono stati proprio i responsabili delle strutture e delle cooperative per la terza età e portatori di handicap a puntare il dito contro una situazione che non può più essere tollerata. Di fronte alle affermazioni del responsabile dei distretti ASL sui 427.000 euro e le 5.000 ore di assistenza in più erogati nel 2011 rispetto al 2010 e sui circa 200 nuovi inserimenti previsti su uguali risorse finanziate nel 2012 per risolvere i problemi, sono insorte le case di riposo della provincia che, nelle parole di Anna Pagella, direttrice del soggiorno borsalino, hanno espresso tutto lo sconforto di chi sta facendo i conti con crisi di bilancio per strutture che hanno sempre funzionato benissimo, per non parlare dei posti letto vuoti a fronte di un bisogno spasmodico da parte delle famiglie, dei tempi biblici di inserimento che dimezzano le liste d'attesa e dei costi in aumento. Michele Assandri, presidente dell'ANASTE, l'associazione nazionale che riunisce le strutture per la terza età, si è particolarmente infervorato nello snocciolare tutti i dubbi relativi agli sprechi di denaro ed ore che, ci si chiede, non si sa in cosa e dove siano stati investiti. E poi c'è il pesante capitolo legato al ritardo dell'ASL nei pagamenti del personale. I termini promessi, 180 giorni, non sarebbero stati rispettati, anzi sarebbero stati ampiamente snobbati. Lungaggini che si ripercuotono sulla vita dei lavoratori e sulla qualità di un servizio importante, qual è la tutela della salute. Della parola collaborazione, a questo punto, chi opera nel settore assistenziale se ne fa poco o nulla. Dal 90° giorno, ha sottolineato ancora Sandri, gli interessi pagati alle banche saranno caricati all'ASL. Un'altra mazzata che va ad aggiungersi ai già numerosi sacrifici di chi deve gestire un ricovero e pagare del personale. Qualcosa si muove nel mercato immobiliare in provincia di Alessandria. La fase più acuta della crisi sembra ormai superata, ma a livello nazionale le previsioni
per i primi 6 mesi di quest'anno sono comunque tutt'altro che positive. Sentiamo. La ripresa del mercato immobiliare non è dietro l'angolo, ma in provincia di Alessandria si vedono i primi segnali positivi. Dopo la grande crisi degli anni scorsi, con pesanti cali sia per il numero di compravendite che per i prezzi delle case, nel 2012 qualcosa potrebbe finalmente cambiare. In realtà, a leggere i dati forniti dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, a livello nazionale ci sarebbe poco da stare allegri. Il bilancio del 2011 parla di un netto calo delle compravendite, con l'offerta che ha superato nettamente la domanda, e un 2012 che si prevede, almeno nei primi 6 mesi, assolutamente stagnante. Il perché lo ha spiegato il presidente del Centro Studi FIAIP, Mario Condò Destraiano, che ha illustrato come il mercato immobiliare, nel 2011, abbia risentito dell'impennata dello spread tra titoli italiani e tedeschi, con evidenti riflessi sui mutui. In realtà la fase più cruenta sembra superata e si vede un barlume di luce, ha commentato Franco Repetto, presidente FIAIP, per la provincia di Alessandria. Insomma, sul territorio qualcosa si sta muovendo, anche se il 2012 non si è aperto sotto i migliori auspici. Secondo le ultime rilevazioni, i prezzi non hanno subito grossi cambiamenti sugli immobili di nuova costruzione, in particolare quelli che soddisfano criteri di qualità energetica e tecnologica, mentre il calo è stato decisamente più sensibile sull'usato. Una cosa è certa, almeno stando alle previsioni degli analisti del settore. Il problema che sta incidendo maggiormente per chi cerca casa è quello del mutuo, come dimostra la forte contrazione di richieste registrata nel 2011 rispetto all'anno precedente. A fare una previsione per il 2012 ci ha provato Paolo Righi, presidente nazionale FIAIP. Gli italiani, ha spiegato Righi, saranno agevolati dai prezzi delle abitazioni che, pur mantenendosi al ribasso, continueranno a garantire, in un momento di volatilità dei mercati, il potere d'acquisto del capitale. È stato rinnovato ad Alessandria l'accordo di cooperazione con l'Università Amedeo Avogadro per il polo universitario Pausani, attivo presso la casa di reclusione San Michele. Stiamo proprio vedendo le immagini dell'incontro. Un incontro che ha coinvolto, oltre all'Ateneo Alessandrino e all'amministrazione delle carcere, anche l'amministrazione comunale, il CISACA, la cooperativa sociale Il Gabbiano, l'associazione di volontariato Betel. E sono sempre più numerosi i dipartimenti che partecipano a questo progetto che permette ai detenuti di studiare, di conseguire un diploma e di laurearsi nell'istituto penitenziario. Infatti è attiva dall'anno accademico 2001-2002, quindi da circa 10 anni, questa esperienza che concretizza un'offerta fatta di diversi corsi universitari, tutti gestiti grazie all'ausilio di un nucleo di docenti che a titolo volontario gratuito, lo ricordiamo, tengono lezioni e altre attività di tipo seminariale presso il polo Pausania, dunque sicuramente una notizia importante. E parliamo adesso di agricoltura. Durante un convegno che si è tenuto ad Acquiterme, convegno promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori, abbiamo avvicinato il presidente di Zona di Acqui, Alessandro Bonelli, per parlare con lui dell'importanza della coltivazione della frutta con guscio, in particolare per questo territorio. Sentiamo De Vici. Ci troviamo al Grand Hotel Nuove Terme di Acquiterme per un convegno molto interessante che tengono gli agricoltori della CIA. Siamo con il presidente di zona di Acqui, quindi Alessandro Bonelli, che è anche un corellicoltore, un convegno che vuole mettere in mostra anche l'esigenza di aumentare un po' la produzione. Certo, un convegno che riteniamo molto importante proprio perché siamo in un momento di estrema crisi per le aziende agricole, quindi sia come corellicoltore che come presidente della Confederazione Italiana Agricoltori della zona di Acqui riteniamo che sia molto importante aumentare la produzione corellicola nella zona, perché produrre nocciole vuole essere un ottimo strumento per aumentare da un lato sia il reddito delle aziende agricole e dall'altro valorizzare il patrimonio del nostro territorio, soprattutto di alcune aree che potrebbero essere marginali. E come si fa ad aumentare la produzione? Qual è il suggerimento? Il suggerimento per aumentare la produzione è comunque avvalersi di questi nuovi studi tecnici, di questi progetti che sono stati fatti
da dei colleghi, dove evidenziano la spiccata vocazione del nostro territorio, dei nostri terreni, che sono proprio vocati per avere il massimo delle rese produttive. Quindi si può dare di più con quello che offre il nostro terreno? Solo sì, con... si possono praticamente destinare dei terreni che potrebbero essere marginali o poco produttivi alla coltivazione del nocciolo, dove esprime la massima potenzialità e quindi avere un reddito per le aziende. E siamo giunti in fondo al momento della pagina sportiva che vedremo tra poco, come sempre dopo la pubblicità. Parleremo di calcio quest'oggi, ma parleremo anche di come il direttore generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ospite nei giorni scorsi ad Alessandria per il centenario del club grigio, abbia definito la stessa società un vero esempio per la Lega Pro dopo il grande lavoro svolto negli ultimi mesi. Ghirelli ha parlato anche, e lo sentiremo tra poco, della necessità di partire con la riforma dei campionati. Dopo lo sport, come sempre, previsioni del tempo, pagina delle notizie utili, aria pulita, quest'oggi condotta da De Vinci, ospiti Piercarlo Lava, della lista civica ai cittadini prima di tutto, e un rappresentante del Partito Democratico. Si parlerà della disaffezione dei cittadini nei confronti della politica e di cosa bisogna fare perché la gente non si allontani dalla politica stessa. Buona visione a tutti, arrivederci. Esempi come l'Alessandria sono necessari per la Lega Pro. Lo ha detto il direttore generale Francesco Ghirelli durante la sua visita in città per il centenario dei Grigi. Un'occasione per parlare del club, anche perché eravamo molto preoccupati per la situazione che si viveva in precedenza, ha spiegato Ghirelli, riferendosi alle vicende della passata stagione. Poi concluse con il passaggio di proprietà. Ebbene, come ha poi precisato lo stesso direttore della Lega, questa è la dimostrazione che si può scommettere non solo sull'Alessandria, ma sull'intera Lega Pro. Intanto si continua a lavorare per portare a compimento la riforma della vecchia Serie C. Noi vogliamo andare a 60 squadre, perché c'è un piccolissimo problema che si è aggravato nell'ultimo periodo. C'è già una difficoltà da parte delle imprese di poter investire. È evidente che la crisi accentua questo elemento, perché diventa difficile investire al di fuori della propria azienda a profitti che sempre più diventano difficili da fare. Quindi abbiamo l'esigenza di fare una riforma, noi speriamo e ci auguriamo che nel prossimo Consiglio federale si porti questo argomento. Tra le altre cose, a Roma affronteremo un altro tema non unitario e non semplice, non tranquillo, che è tutta la parte che riguarda la contrattualistica dei calciatori, in particolare che tipologia di contratti devono avere per far entrare i giovani. Questo non solo il calcio, ma è l'Italia che respinge i giovani, bisogna invece aprire ai giovani. Lo sport, in collaborazione con CEB Elettronica, ad Alessandria, grazie di esserci.